puntualmente, tutti i mesi dovevamo scioperare per pigliare il nostro stipendio, puntualmente. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. La Guto Migliore Figlio sarebbe la società, la vecchia società dove fino all'anno scorso noi lavoravamo a tempo indeterminato. Essendo che era indebitata, aveva diversi milioni di euro di debiti, ci fu un passaggio in un'altra società che stesso Cutolo aveva aperto nel 2006, Acque Rio Nero. Questa società all'epoca aveva traslocato alcuni lavoratori, la parte commerciale e la logistica. Ci fu il passaggio di tutte le maestranze dalla Cutolo Michele e Figli ad Acque Rio Nero. Dopo pochi mesi, a fine giugno, ci portò, insomma, ha chiuso, ci comunicò il licenziamento di tutti i dipendenti, che poi fu messo in pratica, fu attuato il 30 giugno. La società Acque Rio Nero era formata dal maggioritario Adriano Panzironi, che faceva parte del gruppo Paninvest, un gruppo di Aprilia. Non si può pensare, come di fatto ha pensato lui, di poter venire in Basilicata a gestire un'azienda con una tipologia di una società, di una cooperativa con i lavoratori. In pratica noi dovevamo lavorare, produrre l'acqua, poi quando si vendeva l'acqua, i soldi guadagnati, lui ci pagava le spettanze. Questa era la sua teoria e non può funzionare così, perché con questo saltano le responsabilità sia finanziarie che economiche dell'imprenditore. E noi per questo all'epoca scriviamo anche un articolo sui giornali dove ci vende l'idea di formare una cooperativa, perché se funziona in questo modo che importanza, che senso ha avere la figura dell'imprenditore? Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore, i muscoli in battaglia. Quando siamo stati parcheggiati in Acque Rio Nero, questo è avvenuto per quale motivo? Perché il 7, ripeto, il licenziamento è stato fatto il 30 giugno, no? Il 30 giugno dovevamo essere tutti licenziati, è stato fatto per salvaguardare la posizione debitoria di Cutolo Michele e Figli. Perché? Perché il 7 luglio c'era l'istanza fallimentare, c'era un'udienza fallimentare al tribunale fatta da Equitalia, pari a circa 4 milioni e 900 mila euro. Allora, per evitare il fallimento di Cutolo Michele e Figli, hanno cessato l'attività e ci hanno parcheggiato tutti quanti in Acquirino, nonostante fosse contrario alla legge, una cosa del genere, sì. Insomma, una transazione del genere. Allora, l'udienza fallimentare che a sua volta è stata rinviata al 27 ottobre, okay. E successivamente la Cutolo, invece di cessare l'attività, ha ripreso a, cioè non successivamente, in quel mentre, insomma, diciamo così, ha ripreso da capo la produzione, così con un tocco magico ha ripreso da capo la. Ma voi in che data siete stati parcheggiati a Acque Rio Nero? Allora, in Acque Rio Nero siamo stati trasferiti il 21 di gennaio 2011, sempre. Sì, sempre 2011. Ok. E poi siamo stati licenziati dalla stessa Acque Rio Nero per l'attività. Quindi Acque Rio Nero non esiste più ora? Sì, Acque Rio Nero, la cura. Per il momento non esiste. Michele Figli, avendo un ammontare di debiti rilevanti, si parla di circa 30 milioni di euro, ha dovuto cessare l'attività e parcheggiarci appunto in questa società. Questa era un'operazione che legalmente non poteva fare. Perché? Perché le concessioni, facendo capo a Cutolo Michele Figli,
automaticamente Acque Rio Nero non poteva, non avrebbe potuto imbottigliare. Non aveva le autorizzazioni per poterlo fare, né tantomeno aveva le concessioni che appunto facevano capo all'Acutolo. E come ha fatto a farlo? Illegalmente, noi presumiamo illegalmente. Presumiamo illegalmente, in effetti per questo ci siamo rivolti alla regione, alle istituzioni regionali. Allora, non poteva imbottigliare perché le autorizzazioni, ovvero più che le autorizzazioni, la concessione mineraria era a capo, e tutt'oggi è a capo, all'Acutolo Michele e Figli. Okay. Pertanto, siccome non si può volturare l'autorizzazione, perché l'autorizzazione sono un bene della regione, un bene dei cittadini, e quindi si doveva fare un passaggio ben preciso. Okay. Allora, non essendoci state queste autorizzazioni da parte della regione, dei dipartimenti regionali, automaticamente l'azienda è imbottigliata in modo illegale. Sì. Questa è l'illegalità che c'è da questo fatto. L'Acutolo Michele e Figli prima era un SPA, sì. Ed è c'è stato un abbattimento di capitale da 10 milioni di euro, che quando era SPA è passato ad SRL con 10 mila euro di capitale. Allora, per fare questo ci doveva essere obbligatoriamente, secondo la legge regionale numero 43 del 96, ci doveva essere obbligatoriamente l'assenso della regione e automaticamente anche la preventiva richiesta da parte dell'azienda alla regione. Siccome tutto ciò non è stato fatto, allora la legge prevede che ci sia la decadenza della concessione mineraria. Allora, noi la nostra lotta che stiamo facendo anche a livello regionale è proprio questo. Okay. Perché la regione si sta diventando anche lei, o meglio, è sempre stata ostile a questa decadenza. Anche se devo dire la verità, dopo tempo, perché purtroppo ci è voluto un bel po' di tempo, hanno mandato una notifica all'azienda dopo le vostre lotte, dopo le vostre affinché l'ambiente, il Dipartimento Ambiente e Territorio ha mandato finalmente una notifica all'azienda dove chiede delucidazioni in merito a tutte le illegalità in merito, insomma, in questo discorso. Non ci sono le dottoresse, vabbè, diciamo, le figure di laboratorio che analizzano i prelievi, analizzano l'acqua. Cioè, all'interno non ci sono queste figure, quindi stanno commercializzando un prodotto che non è analizzato, cioè è per la salute pubblica, insomma. Perché nessuno li denuncia? Allora, no, non sono stati, l'abbiamo già fatto, però purtroppo la burocrazia è quella che è lunga e lenta. Sulle strade del nemico assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor per la grande risposta, sentimmo l'amor per la patria. Quindi arrivato il 20 di luglio abbiamo accettato in sede regionale, anche se nostro malgrado, un accordo dove prevede l'assunzione a 4 mesi a rotazione di tutti i dipendenti. La rotazione è fatta nella società Acutolo Michele e Figli, che oggi è ancora possessore delle concessioni minerarie. Hanno firmato un contratto di 4 mesi con 15 giorni di prove, il che è già opinabile, perché se non vanno loro a lavorare quelli non partono, quindi non c'è da provare niente, secondo me. Per cui già nella forma il contratto potrebbe essere, cioè, che provi? Cioè lui lavora da 30 anni qua, va là 15 anni per essere provato. Non lo so se deve essere provato a livello lavorativo, a livello a livello di comportamento. Dicevo a livello, vabbè, non mi viene termine, comunque. Siamo stati presi, come dicevo prima, sotto ricatto, perché sono arrivati dei telegrammi di assunzione ad alcuni dipendenti, ad alcuni colleghi, ex colleghi, insomma. E pertanto dovevamo per questione di forza o accettare l'ingresso in azienda, quindi l'ingresso a lavorare, o perdere la mobilità. Allora,
perché siccome siamo nelle liste di mobilità, quando uno viene chiamato dalla lista di mobilità per un'assunzione è obbligato, è chiaro che ci sono dei vincoli, comunque è obbligato a ritornare, o meglio, ad accettare la chiamata al lavoro, altrimenti c'è il rischio di perdere l'indennità di mobilità. E quindi nostro malgrado, per evitare la staccatura, comunque abbiamo accettato questo tipo di accordo. No, c'è la sorella. Questo tipo di accordo che noi riteniamo non buono, insomma, lo riteniamo insufficiente per il rilancio occupazionale, lo riteniamo insufficiente per quanto riguarda... No, c'è la sorella. Anche per quanto riguarda il rientro di tutti i debiti che ha la stessa società, sì. Insomma. Quindi questo accordo comunque prevede prima o poi il reintegro a tempo indeterminato. Sì. In base ai volumi produttivi. E voi ci credete? No. Quando riguarda il piano industriale per la fine della settimana doveva essere presentato, però la stessa azienda si è presa altro tempo perché non è ancora in grado di poterlo presentare, quindi tutti questi questi inconvenienti ci lasciano dubitare che insomma sotto non ci sia niente. Comunque sia, non è una cosa che è capitata casualmente, questo è l'epilogo, quello che è successo, è l'epilogo di problemi arretrati, perché in effetti io sono 23 anni che sono dipendente dell'Acutolo Michele e Figli e voglio dire che non abbiamo mai preso lo stipendio in modo regolare. Perché? Non abbiamo mai, perché? Perché ci sono state sempre delle... inadempienze da parte dell'azienda, c'è chi veniva, delle discriminazioni anche, c'è chi veniva pagato prima rispetto a un altro collega di lavoro. Ma i sindacati i sindacati hanno cercato di fare il possibile, però purtroppo è una cronicità proprio, quando una cosa è cronica, no? Proprio nel DNA del datore di lavoro. È così. Ma legalmente non lo può fare? Legalmente non lo può fare, potresti richiedere gli interessi, devi denunciare, però alla fine non è conveniente, insomma. Non ci sono leggi ci sono leggi che tutelano, però se incominci a denunciare lo stipendio e purtroppo dobbiamo mangiare. Insomma. Ma discriminazioni perché? Secondo te in base a che? Diciamo poco simpatici o più simpatici, dipendeva da... Simpatia. È vero, è paradossale dirlo, però è vero. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di spenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Credo che a questo punto la battaglia sia politica, fondamentalmente politica. E vediamo un attimo, la politica ci ha voltato le spalle ad un certo punto, questo qua è inevitabile. Siamo i ribelli.